Il 34% del reddito delle famiglie statunitensi proviene dal governo. 41 milioni di cittadini statunitensi in più rispetto ai numeri dell'anno precedente hanno ricevuto buoni alimentari dallo Stato. Il flusso di denaro che Washington immette nel mercato, nel tentativo di conservare ciò che viene comunemente definito lo stile di vita americano, è infatti letteralmente raddoppiato rispetto al mese di febbraio 2020, da 4,1 a 8,1 trilioni di dollari. A preoccupare sono anche i prezzi delle materie prime che stanno salendo alle stelle, determinando così quella che molti economisti definiscono iperinflazione e che potrebbe non annunciare momenti felici. Il legname è aumentato del 265%, il mais dell'84%, lo zucchero del 59%, il grano del 19%, ma la lista dei rincari è lunga e non fa ben sperare. Stando agli inviati speciali della RAI a New York, l'economia statunitense gode di ottima salute. Sarà mai possibile che mentano?